Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di lui, Apsan Ace, in questo caso dalla versione SE, quindi quella base, quella più economica se vogliamo. Poi nei prossimi video vedremo la versione Pro, sì, perché ho avuto la fortuna di averli alla mia disposizione, datemi gentilmente in prestito da Simone di Bigenet, quindi ringrazio Simone di avermeli dati in prestito. Oggi proveremo prima lui, quindi la versione economica, che secondo me è il diretto competitor del film X8 2022, sia come categoria di drone, come peso, come caratteristiche che come prezzo. Sì, perché lui lo trovate a 400 euro su Banggood. Se riesco ad avere il coupon sconto ve li posto qua sotto, o seguitemi sul mio canale Telegram Offerte, dove sicuramente lì arriverò a mettere i coupon di lui e magari anche del suo fratello Pro. Quindi vi stavo dicendo, lui è il competitor del film X8 2022, perché costa circa 400 euro, è disponibile da magazzino europeo su Banggood, quindi vi arriva in una settimana come per il film X8 2022, e le caratteristiche sono pressoché identiche. Lui pesa circa 540 grammi, e qua va fatta una tiratina di orecchie ad Apsan, perché se avesse limato via quei 40 grammi avremmo un drone che pesa meno di 500 grammi, quindi avrebbe avuto sicuramente più interesse intorno a lui, perché sarebbe stato un drone sotto i 500 grammi, e non ce ne sono sotto i 500 grammi al momento, cioè ce ne sotto i 250 grammi, ma sotto i 500 grammi di prodotti veramente interessanti non ce ne sono, si va sempre oltre i 500 grammi. Quindi lui, come caratteristiche, vi stavo dicendo, ha delle caratteristiche secondo me ottime nella sua fascia di prezzo. E c'è da dire una cosa ragazzi per quanto riguarda gli ultimi droni arrivati di casa Apsan, sia lo Zino Mini che in questo caso l'Ace. Ragazzi, hanno fatto un salto di qualità dal punto di vista costruttivo dei materiali pazzesco. Qua parliamo di un drone che quando lo tirate fuori dalla confezione vi sembra un prodotto DJI, in questo caso anche per l'estetica che ricorda molto Air 1, ma per quanto riguarda proprio i materiali, per come sono costruiti, ragazzi, è pazzesco quanto Apsan si sia evoluta in questo. Davvero ha fatto un salto in avanti incredibile. Anche il salto in avanti poi c'è stato ovviamente anche per quanto riguarda le caratteristiche, il comportamento in volo, la videocamera. Davvero Apsan è da ammirare in questo salto in avanti, dove si è portata ad un livello veramente incredibile. Per chi vuole avere un drone molto più consistente rispetto a un drone da 249 grammi, questo è davvero da tenere in considerazione. Come per il film X8 2022, ha una trasmissione video incredibile, perché usa la SyncLX 3, quella che è montata anche sull'Apsan Zino Mini, e ci dà un ritorno video nello smartphone a 1080p e un segnale stabilissimo. È pazzesco, il radiocomando è lo stesso dell'Apsan Zino Mini, che secondo me è fantastico perché ci dà un feeling incredibile con gli stick. Abbiamo anche il display con le informazioni necessarie per volare, quindi quando anche magari si fa fatica a vedere lo smartphone con la luce, abbiamo un display che ci dà le informazioni, distanza, satelliti, tutto quello che diciamo è importante sapere mentre voliamo. E poi adesso però è arrivato il momento di parlare direttamente di lui. Come vi stavo dicendo, le caratteristiche sono interessanti per la sua fascia di prezzo, e sono praticamente identiche a quelle del film X8 2022. Abbiamo una fotocamera che registra come qualità massima in 4K a 30 fps, e circa 90 megabit per secondo, che poi è superiore a quella del film X8 2022, perché il film X8, come ho portato poi nel video della recensione che magari vi lascio qua sopra nelle schede per chi non l'ha visto, arriviamo circa a 60 megabit per secondo. I minuti di volo sono 35, quindi gli stessi del film, e la resistenza al vento è la stessa, perché anche qua abbiamo una resistenza al vento dichiarata da Apsan di livello 8. Cosa vuol dire di livello 8? Di livello 8 vuol dire una resistenza al vento che arriva fino a 60-65 km/h, cioè praticamente un uragano. E lui in teoria dovrebbe resistere, quindi sicuramente interessante, anche se bisognerebbe provare, ma provare un vento di questo tipo bisogna anche trovarlo. Comunque ha un'ottima resistenza al vento. Supponiamo che non sia resistenza al vento di livello 8, ma anche se fosse di livello 6 sarebbe come un Mavic 3 per intenderci. Lui come comparto tecnico è davvero interessante, poi come anche lo è il FIMI, perché abbiamo un optical flow, due sensori ad infrarossi e una luce a LED che va ad illuminare l'area di decollo e di atterraggio nel caso dovessimo volare al buio. E poi qua vedete abbiamo la ventola di raffreddamento. Lui è un drone super completo per quanto riguarda i voli automatici, perché abbiamo davvero di tutto. Poi abbiamo anche l'active track, abbiamo i waypoint, davvero è incredibile.
oggi lo proveremo in alcune situazioni anche da questo punto di vista, quindi partiremo, lo proveremo un attimo qua in overing per vedere la stabilità, ma vi dico subito una stabilità pazzesca. Poi proveremo un po' di qualità video e foto, anche se la location niente di che, però è la mia solita location dove faccio tutti i test, che è interessante perché ovviamente facendo tutti i test qua, bene o male faccio anche sempre gli stessi percorsi, quindi si può andare a fare anche un paragone con qualche altro drone che ho già portato qua sul canale e vedere come faceva i video e le foto quel drone e come le fa lui. Quindi si ha sempre un termine di paragone che si può andare a vedere nei miei video passati. È per questo che vengo sempre qua e cerco sempre di fare le stesse aree e gli stessi percorsi. Poi proveremo qualche volo automatico, quindi proveremo l'orbit, il drone, quindi qualche volo automatico, e poi proveremo l'active track, lo proveremo con lei, con la mia e-bike, quindi solita location anche per l'active track. E quindi tutto questo è quello che vedrete in questo video. Quindi ragazzi, mi raccomando, vi aspetto qua sotto nei commenti per sapere cosa ne pensate di lui, cosa ne pensate dei droni Apsan in generale, se anche secondo voi Apsan ha fatto veramente un salto in avanti dal punto di vista qualitativo dei suoi prodotti. Poi prossimamente, come vi ho detto, arriverà la versione Pro qua sul canale, che ha le caratteristiche molto molto simili ed è paragonabile a livello di caratteristiche, di fotocamera, di comparto tecnico al Air 2 o Air 2S. Secondo me è un drone che va tranquillamente in quella fascia a livello sia qualità video e foto che come comparto tecnico del drone. Non sto dicendo che sia la stessa cosa, ma secondo me ci va molto molto vicino. Però faremo appunto un confronto con la versione Pro con Air 2S per vedere fino a che punto Apsan è arrivata a livello qualitativo, perché Air 2S sicuramente è un punto di riferimento per i droni con determinate caratteristiche e peso. Mi raccomando ragazzi, se il video dovesse piacervi lasciatemi un grosso pollice su, non riesco a alzare il pollice, e se vi va ragazzi vi invito a seguirmi sul mio canale Instagram, dove porto tante novità, tante prime spoiler di quello che vado a fare, di quei prodotti che mi arrivano da recensire. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto, anche di lui arriveranno sicuramente lì coupon sconto, ma di tantissimi prodotti tecnologici. Quindi mi raccomando, seguitemi su Instagram, e sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, novità. Ma adesso ragazzi, non perdiamo altro tempo e decolliamo con lui, Apsan Ace SE. Andiamo! Come vi ho detto ragazzi, l'overing è incredibile, quindi da questo punto di vista tanta roba, anche perché col comparto tecnico che ha optical flow e due sensori ad infrarossi non poteva che essere così. Poi ci mettiamo GPS e via dicendo, chi più ne ha più ne metta. Ma però adesso è ora di iniziare, quindi partiamo! I was wrong to say.